Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi siamo in compagnia del sensei Tetsuya Tsutsui, l'autore di Poison City e di moltissime altre opere pubblicate da J-Pop Manga. Il protagonista di Poison City, che è un mangaka, ha dei problemi con la censura e la libertà d'espressione nelle sue opere. A lei sono mai capitate situazioni simili nella realtà? È accaduto un qualche fatto particolarmente significante che le ha fatto decidere di puntare l'attenzione sul problema dell'attacco alla libertà d'espressione nella sua ultima opera? Ma あの、2つ理由があって、その東京都の条例が表現規制が厳しくなった変更されたっていうことがあって、まあそれについて非常に表現の自由が狭められる危機感を漫画業界ですごく感じていたんですけども、あとは僕の昔の作品が長崎県で有害して受けたっていうことについて、作品で抗議をしたいという、つもりで検閲をテーマに作品を考えることにしました。 Pensa che siamo davvero vicini ad un mondo come quello rappresentato in Poison City? E quali consigli si sente di dare a chi vuole combattere questo attacco alla libertà di espressione? あの、表現規制を厳しくしようという、空気が出ていて、決して有害都市の世界が大げさすぎるとは言い切れないような、状況が生まれつつあります。で、僕の昔の作品が、長崎県で有害して受けたっていうことについて、作品で抗議をしたいという、つもりで、検閲をテーマに作品を考えることにしました。 Nell'opera lascia intendere anche che si potrebbe arrivare ad un modo di fare manga totalmente guidato dal marketing, con un team di esperti dietro all'opera che lascerebbe al mangaka praticamente solo il ruolo di inchiostratore. Crede davvero che sia una cosa a cui potremmo arrivare prima o poi? Ma uka ano aiu bungyo style mo mangaka manga no kakikata no hitotsu toshite mochiron seiji suru to omotte ite, tada sore dake ninatte shimattara ano chotto寂しいかなと思っていますね。というのは、漫画家っていうのは、自分一人の力でいろんなものを想像して表現できる、いろんな可能性のあるメディアなので、あんまり分業しすぎてしまうと一人一人の可能性を狭めてしまうかもしれないと思っていますね。 Nel manga Prophecy poneva l'accento sui problemi legati agli immigrati ed il lavoro in nero. La situazione nel frattempo è migliorata in Giappone oppure è sempre tutto uguale a prima? あの、すごく安い、賃金で、非常に大変な労働を、留学生たちに、強いているという、現状があって、それはすごく問題になっていて、その制度もすぐに、改めなきゃいけないという状態になっていると思います。 Quando e come ha capito che avrebbe fatto il mangaka nella vita?昔から漫画をアニメ読むのを見るのも大好きで、なんか漫画家になれたらいいなと思ってたんですけど、強く目指したきっかけは、僕が中学2年生の時に手塚治虫先生が亡くなって、彼の晩年の作品は本当に
あの非常に深い作品が多くて、あのすごく心を打たれたというのがこうきっかけですね。E quali sono i mangaka del passato che l'hanno maggiormente influenzata? いろんな本当にいろんな作家さんがこうインスピレーションを与えてくれますけど、まあ永井豪さんのデビルマンとか非常にこう情熱を感じて、こうこちらもなんかこう心を動かされるような作品でしたね。E come ultima domanda chiediamo al maestro una curiosità che molti si chiedono. I fumettisti spesso si dividono tra chi è entusiasta di partecipare alle varie convention in giro per il mondo e chi invece preferisce muoversi il meno possibile dalla propria abitazione. Qual è il suo punto di vista su questa questione? まあ、たまには刺激になるので、あのすごくいいですね。でもあんまり回数が多いとちょっとかなり消耗してしまうので、まあ、作品のためにはごくたまにこういうイベントに招待されます。すごくいい刺激になっています。E questo era il Sensei Tetsuya Tsutsui. Ovviamente trovate tutte le sue opere linkate qui sotto in descrizione. Noi ringraziamo il Sensei, ringraziamo J-Pop e ci vediamo alla prossima.